Palazzo Fortunato fu costruito agli inizi del 1700 per volere di Carmelo Fortunato, che si trasferì dalla città di Giffoni alla città di Rionero. Il palazzo venne rinnovato e ampliato diverse volte. In particolar modo la volta più importante fu sicuramente quella sotto Ernesto Fortunato tramite l'architetto Gustavo Scelzo, che conferì l'attuale gusto neogotico alla struttura. Il palazzo è stato nel corso degli anni un importante centro d'incontro per i diversi intellettuali italiani. Ospitò ad esempio il grande Benedetto Croce. Inoltre vediamo che nel 1956 fu denominato Monumento Storico di Interesse Nazionale e nel 1972 venne acquistato dal Comune di Rionero per ben 80 milioni di lire. Durante il Settecento, Palazzo Fortunato aveva già assunto le fattezze odierne dopo la restaurazione del 1881. La trasformazione dei prospetti dell'edificio aveva completamente cancellato i segni della progressiva espansione dell'edificio. Infatti, nel 1730, la prima parte dell'edificio verrà ereditata da Carmelio Fortunato, il quale si era precedentemente sposato con Caterina Caputi di San Fele e si era completamente stabilito a Rionero. L'edificio era soprattutto un edificio padronale, aveva quindi delle stanze da letto, una cucina e una stanza da pranzo nel piano superiore, mentre poi nel giardino vi erano le scuderie e delle stanze soprattutto di aiuto all'attività agropastorale, attività primaria per i Fortunato. Nella seconda metà del Settecento, nel Palazzo Fortunato, iniziarono a vivere non solo la famiglia di Carmelio, ma anche la famiglia di Cherubino Fortunato, quindi si ampliarono le stanze di uso quotidiano, ma anche le stanze per quanto riguarda la cultura. Infatti iniziarono ad acquistare diversi libri e a posizionarli in una particolare stanza che diventerà proprio la biblioteca. Nel Settecento, con Pasquale Fortunato, figlio di Carmelio Fortunato, la biblioteca si amplierà grazie ai libri portati dall'Università di Napoli, mentre poi nell'Ottocento, con Anselmo Fortunato, nonno di Giustino, la biblioteca si amplierà ancora di più perché Giustino acquistava i libri che poi verranno pubblicati nelle più importanti collane dell'Ottocento. Il palazzo divenne sempre più grande e nel giardino vennero aggiunte delle scuderie e delle stanze per i servi. Infatti avevamo un giardino molto curato con delle mura altissime e alberi ad alto fusto. Tutto questo però finì quando la famiglia Fortunato se ne andò a causa del brigantaggio. Solo Ernesto e Giustino Fortunato nel 1878 riaprirono il palazzo, anche se facevano delle visite occasionali. Giustino Fortunato scriverà che ogni volta che ritornava al suo paese natio veniva preso da una grande solitudine e tutto questo accentuava il suo pessimismo. Secondo una descrizione fatta dallo stesso Giustino Fortunato, questa stanza ospita la Libreria Nuova, chiamata così perché in questi scaffali in legno del primo Novecento fatti su misura vi sono i libri che Giustino raccolse durante la sua vita. Purtroppo mancano dei libri importanti della sua raccolta, come i libri di storia delle regioni meridionali, i libri della questione meridionale, della malaria e anche tutto ciò che riguarda la sua attività parlamentare e le sue ricerche storiche. Vi è questa mancanza perché nel 1923, per disposizione di Giustino, questi libri vennero portati a Roma nella Biblioteca degli Interessi del Mezzogiorno. Particolare e curioso è la targhetta con la scritta Lex Giustina, De Libris Non Commodandis, che può essere tradotta come Legge Giustina, i libri non vanno dati in prestito. Infatti si racconta che Giustino fosse così geloso dei suoi libri che preferiva comprare per poi regalarli piuttosto che prestarli. Originariamente questa stanza era destinata al salottino d'attesa per l'ingresso alla sala da pranzo. Odiernamente ospita l'emeroteca antica contenente volumi rilegati di atti parlamentari e riviste e giornali risalenti all'epoca di Giustino Fortunato.
Caratteristica di questo ambiente è di certo l'esposizione fotografica di una parte dell'archivio del senatore rionerese. Era usanza, infatti, nel periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto tra i personaggi famosi, scambiarsi fotografie con piccole dediche e con la propria firma. In questa stanza possiamo ammirare innumerevoli foto. Questa sala, che solitamente adibita a sala lettura della biblioteca, era il salone dei ricevimenti del palazzo. Esiste una cartolina che illustra parte dell'arredamento di questa. Si vedono specchi con cornici dorate, salottini, console, colonnine che reggono sculture, lampadari, eccetera. Dell'antico arredamento del palazzo si è conservato ben poco. Esistono ancora, oltre alle librerie, un tavolo da studio, una sedia e tre lampadari. Anche la pavimentazione originaria è presente soltanto in alcune stanze. Lo studio di Giustino Fortunato è contenuto nella torre rettangolare del palazzo. Esso fu costruito interamente durante i lavori di ristrutturazione del 1881 e si affaccia sulla piazza principale di Rioniro attraverso due balconi decorati da altrettante bifore in pietra. Giustino Fortunato utilizzava il suo studio per ricevere amici ed elettori. L'intimità e la cordialità delle conversazioni della torretta sono spesso raccontate da tanti illustri visitatori. Nella stanza precedente a quella della torretta si può notare una porta che introduce una serie di stanze collegate l'una all'altra e parallele a quelle che affacciano su via Garibaldi. Queste stanze corrispondono alle vecchie camere da letto e affacciano tutte tramite dei balconi sul cortile del palazzo. Ad oggi le suddette camere ospitano gli scaffali con i libri del fondo nuovo. Ci troviamo nella biblioteca vecchia del Palazzo Fortunato, dove possiamo notare alcuni antichi scaffali, i quali contengono alcune migliaia di libri che formano quella che Giustino Fortunato chiamava la libreria dei miei vecchi. Sono libri molto rari, composti tra il 500, 600 e 700 in varie città europee. Questa stanza è dedicata a Pasquale Fortunato Senior, il quale fu il primo della famiglia a laurearsi presso l'Università Federico II di Sveglia di Napoli. Pasquale Fortunato era allievo del filosofo napoletano Antonio Genovisi, perciò in questa biblioteca si possono trovare numerosi libri di filosofia illuministica italiana ed europea, alcuni dei quali sono stati utilizzati dai nostri compagni per allestire la mostra che si può visitare in un'altra stanza del palazzo in questi giorni. Qui ci troviamo nella sala conferenze, una delle stanze più ampie dell'intero palazzo. Questo ambiente fa parte del nucleo più antico e originariamente era destinato a sala da pranzo data la vicinanza alle cucine. Quindi possiamo immaginare al centro di questa grande stanza un tavolo con delle sedie e delle vetrine contenenti le stoviglie prestigiose per le grandi occasioni. Ricordiamo che in questo palazzo furono ospitati il re Giuseppe Bonaparte nel 1807 e il re Ferdinando II di Borbone nel 1846, oltre che vari ministri e parlamentari amici di Giustino Fortunato, tra i quali ricordiamo il presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Oggi questa sala viene utilizzata per convegni e per la celebrazione dei matrimoni civili. È decorata con alcuni quadri di autori locali e bassorilievi creati dall'artista rionerese Antonio Saracino che rappresentano momenti di vita e azioni politiche di Giustino Fortunato. Ci troviamo nella cucina del Palazzo Giustino Fortunato, che rappresenta la stanza più importante del palazzo stesso, in quanto conserva tutte quelle che sono le caratteristiche del 1700 e del 1800. In modo particolare sfugge dai numerosi restauri che sono stati fatti in seguito al terremoto del 1851 e del 1930,
La cucina, sotto il punto di vista artistico, è rappresentata dal pavimento e dalle mattonelle che rivestono le pareti, costituite in maiolica bianca o blu con rivestimento a motivi geometrici. Alle mie spalle possiamo trovare la fornacella, che è formata da dei forni e da quattro piani cottura che venivano alimentati o a carbone o a legna. La cucina si collega direttamente con il cortile sottostante tramite una scalinata e tramite un portone che rappresentava l'ingresso principale del palazzo stesso. Il cortile vecchio corrisponde al giardino del primo nucleo abitativo della casa, risalente ai primi 30 anni del Settecento. In origine si accedeva attraverso l'attuale via Garibaldi, percorrendo l'antico portone settecentesco in pietra scolpita. Conserva ancora oggi il vecchio pozzo dall'accesso ai locali di servizio del palazzo.